Salvini stava dando voce a un sentimento che mi è più lontano di qualunque cosa voi possiate pensare, ma vedo che è un sentimento che purtroppo fa proseliti, che purtroppo non cresce in Italia, e ho intuito che Salvini cavalcava delle sensazioni che sono facili, che sono naturali nell'uomo, che sono abbastanza semplici da portare avanti e da cavalcare. Io credo che stiamo perdendo di vista la nostra indole, che è quella di un paese con 4.000 coste, chilometri di coste. Siamo partenti e siamo arrivanti, cioè non possiamo nascondere questa nostra antichissima tradizione. Siamo un popolo di mare, anche chi vive in Padania in qualche modo è un mezzo marinaio, e quindi dobbiamo avere tutti noi un pochino di coscienza, un pochino di paura di non lasciare andare questo meraviglioso paese in una deriva che non ci appartiene, non ci è mai appartenuta, e credo che sia il momento di risvegliare delle coscienze un po' troppo sopite, e forse siamo uno dei pochi paesi europei a non aver mai fatto una vera rivoluzione, è proprio perché ogni tanto ci mettiamo seduti e lasciamo che le cose passino. Forse questa cosa qua invece non deve passare. E io ma non è un, non lo dico per ideologia, lo dico per umanità, lo dico per, e vi giuro, cioè io non sono credente, ma lo dico per umanità cristiana. Non voglio far parte di un paese che chiude i porti, e lo voglio dire da qua.